Allora, ragazzi, io non so, credevo di stare a registrare, ma non ho registrato niente. Allora, eravamo rimasti alla pagina numero 10, la sezione 29, e quindi dovevamo montare questo pezzo, che è praticamente il pezzo che va sull'imbarcazione. Lui ha praticamente quattro piedini. Vi conviene sempre attaccare i piedini, mettere della colla nei piedini, in modo che ti attaccano per bene. Quindi abbiamo attaccato questo pezzo. Adesso dobbiamo vedere la pagina successiva, la pagina 11, che cosa ci dice. Ma non rompono cazzo sti cose elettronici. Uffa. Voilà. Allora, ragazzi, quindi passiamo all'altra pagina. Stavo vedendo un po' su Facebook. Allora, la numero 30 non riguarda più adesso la nostra parte che abbiamo montato qui. Allora, questa qua metterla sotto. Ti dà un altro click. Voilà. Allora, quindi non interessa più il Titanic. Adesso dobbiamo prendere, ecco, allora interessa ancora il Titanic, dobbiamo fare quindi con la pagina successiva, quindi pagina 11, sezione numero 30, dobbiamo fare due, e credo che siano gli ultimi, due di questi. Allora, quindi sono gli ultimi, infatti. Voilà. Allora, ragazzi, queste qua non le pitto adesso, perché sinceramente ho deciso di cambiare colore, quindi alla fine andremo a cambiare colore, quindi che le pitto a fare, forse le farò gialle. Allora, su questo quindi possiamo togliere il Titanic da mezzo. Allora, questo pezzo, da come vede, è tutto a comporre, quindi bisogna comporre per poi metterlo sopra al pezzo che abbiamo messo adesso. Quindi togliamo qua e vediamo un po' la situazione. Ale, la prossima volta le piglia in medicina, strunz, che mo tiene crisi another out. Dan, ma io vado lì a medicamondi. Na piace. Qua? Na piace. Per la prima cosa, le medica mo alla Sony. Not yet, now. Come now? Che scusi? Hey, prepare. I will, now. Uffa. Dan, cerca di sedare un po', che? C'è? Riveglia un po' la testa tua, eh? No, io go. Oui, no, je m'en fous, je m'en fous. Guardo il medicamento alle luci, je m'en fous. Il medicamento a Sony. Azzo, 1700 euro te non fa proprio niente questo. La faccio lo cazzo. Hanno fatto dritto. I miei 1700 euro messi per questo stronzo. E i miei moro nei PAM in Italia. Mi piace proprio in italiano. A faticà. Sony! Come donna Sony che lei ha le crisi? Non so se potete sapere come vado nelle medicamenti a Sony. Neanche medicina, mo si sta salvando, puro vizio di medicina si sta salvando. Questa gente. Ah no, da magagna, Esisto proprio. Mi ha dono io un medicamento. Allora, prendiamo i pezzi 66. No, sa da cagnare, basta. Già faccio il ciolo su tutto. Sony.
mo non ci riesce a... Allora, guardate, mo non ci riesce a dare in medicina, perché Sony è ovvio che adesso ha le crisi, perché lui le medicine le doveva dare quando non aveva le crisi. Mo quando ha le crisi, Sony lo sta in grazia di Dio, non vuole vedere niente e nessuno, il poverino, è una cosa normalissima. Allora, il numero 66 l'abbiamo messo, ragazzi, sono queste due stronzatine qua. Adesso, quindi, la sezione 31 l'abbiamo fatta, faremo la sezione 32. Dobbiamo prendere il numero 68, 69, 70, 71 e 72. Allora, ragazzi, abbiamo trovato i numeri... Allora, 68, 69, 70, 71 e 72 sono presenti nella lettera G. Come sono molto piccoli i pezzi, vi consiglierei di farli uno alla volta. Allora, e sono molto, molto delicati, eh? Allora, numero 68 rappresenterebbe l'archettino qui. Ehi! Uffa, madonna mia, quanto sono scemo questi filippini sfaccimma! Mamma mia! Che razza e merda! Che razza e merda! I bocciati a fare schiavo, lui da fare solo schiava. Non avete altre alternative. Che proprio siete proprio scema. Tieno uno, due, in da 3 miliardi di popolazione forse cava. Forse. Allora, stiamo mettendo i numeri 70. Devo andare a mettere una lasagna nel forno. Ho fatto anche la lasagnetta, potete vedere su Telegarage Mare Viaggio, però questa sta è stata, no, su ricette da sballo. Questa qua però è stata una cosa così fatta proprio alla napoletana. Non fatta seriamente come faccio d'abitudine nel canale. Ah, ci sta una bella videochiamata in diretta, ragazzi, in diretta. Pronto? Ciao, ah, ciao. Andate, quando è bello. Ma da dove è che a te? Aspe, come già fa? Aspe, forse io vengo a via video. Voilà. Mi presento il mio fratello. Siamo in diretta su Skype. Che dici, non posso? No, perché sto registrando, frate. Stiamo facendo qualche registrazione. Guarda qua. Mi vedi? Oh, ah. Sì, che è Danik, che è qua. Mamma mia, com'è difficile. Che ma sparare. Ma c'è la voce perché la voce al massimo. Dica. No, c'avevo la voce al massimo. Ah, e niente, è troppo una paranoia su di Danik. Ma come mai? Ma tu stai dedicando al modellismo? No, è giocato sul Titanic un anno fa quando sono giù a fare la mostra del Titanic. Però era scritto che era talmente semplice che potevano montarli i bambini. Sti cazzo! Che ci vorrà sti bambini? Cazzo? Ma che guarda qua, guarda. Cioè tutte queste cosettine qua, le vedi? Gialle. Cioè sono. Guarda qua. Questo è tutto da montare, tutto montato, non è che ci sta già. Devi montare tutto qua. Sì. Guarda qua. Sì, è difficile. Nella, un qualcosa di orribile, sto facendo video, già sto a 20 video. Però ancora l'ha già caricato. Stai facendo un miliardo di video al giorno, già facendo tua. Voilà. Allora ragazzi, quindi continuiamo la nostra storia. Allora, adesso dobbiamo prendere il numero 73. E il numero 74, e sono dei pezzi abbastanza lunghi. Voilà, allora abbiamo trovato i pezzi, il numero 73 e il numero 74.
Ecco, caro tutto. Allora, numero, questo qua è il numero 73, 73 e 74, che si trovano nella sezione G. Voilà. Allora ragazzi, tiriamo un pochettino le somme. Allora, noi stiamo facendo quindi la pagina 11, oggi abbiamo fatto il montaggio di questo pezzo qui, che vedete, sulla nave, che appartiene alla pagina numero 12 e numero 29, la sezione numero 29. Per la pagina numero 11 praticamente è presente un po' di montaggio su pezzi che sono praticamente separati, tipo questo pontile, e noi abbiamo montato quindi le ringhiere, a prescindere dal fatto che non sono ringhiere, ma sarebbero gli interni della nave. Logicamente voi non andrete a vedere l'interno, quindi ci sono le finestre, le porte, e quindi abbiamo montato questo pontile, e automaticamente sopra questo pontile va questo numero, pezzo numero 76, si trova sempre comunque nella pagina 11. Un po' complicato, semplicemente perché i pezzi sono molto piccoli, poi deve essere ancora riempito e si devono fare dei colori un po' particolari. Allora, io ho preferito fare solo dei colori base, come appunto voi vedete qua, ho fatto un po' carino nero e rosso, qua ho utilizzato il grigio, e questi sono alcuni pezzi. Allora, conviene montare adesso il pezzo, perché questo pezzo è leggermente inclinato. Allora, tutti gli altri pezzettini che sono piccolissimi e microscopici conviene attaccarli dopo che è stato attaccato il pezzo, prima di tutto perché diventa diritto il pezzo, quindi si viene ben tesato sopra, come sopra l'appoggio qui, e poi perché i pezzi sono veramente molto piccoli e fastidiosi, quindi automaticamente è meglio attaccare prima questo pezzo e poi dopo andiamo a mettere gli altri pezzi sopra. Ragazzi, io non sto seguendo i colori, cioè io sto facendo io a modo mio, ad eccezione del pontile. Il pontile è marrone, comunque sta venendo carino, però può essere che faremo una variazione di colori, ma alla fine quello che riesco a fare come variazione di colori la faccio. Allora, alla fin fine sta venendo carino, però non sono i colori originali del Titanic, perché fare i colori originali del Titanic, la miscelanza là, cioè veramente poi diventa un incubo, che è veramente abbastanza difficile. Figuratevi, quando l'ho comprato specificavano che poteva montare anche un bambino, ma assolutamente non è possibile, proprio non è possibile. Allora, quindi andiamo a montare questo pezzo. Io stavo aspettando solo che si seccasse un po' questo grigio, quindi andiamo a montare questo pezzo, vediamo un po'. Sicuramente ci saranno dei problemi, immagino. Voilà. Allora ragazzi, ripeto, perché non so se stavo registrando, mi sembra che era finita la batteria. Allora, oggi abbiamo fatto quindi due pezzi. Abbiamo messo il nostro pezzo qua sopra e poi abbiamo preso l'altro pontile dove ti dovevano collegare praticamente tutti questi pezzi che voi avete visto. Quindi, cioè, sono due praticamente pontili in uno. E quindi questo rappresenterebbe la pagina 11, però oggi, devo dire la verità, mi sento in vena e voglio fare anche la pagina 12, quindi porteremo a termine anche la pagina 12. Allora, quindi la pagina 12 adesso ci dice che a questo pezzo qua sopra dobbiamo mettere tutti i pezzettini da incubo, tutte cose proprio da incubo. Voilà. Allora, l'incubo continua con la pagina 12, la sezione numero 38, e dobbiamo andare a prendere tutti i pezzi
questi, cioè cose proprio dell'altro mondo. Facciamolo, va. Allora, vi consiglio di utilizzare sempre il taglierino. Allora, nei pezzi qua dovranno essere montati pezzi 87, 88, 89 e 90. Allora, come rompo cazzo questo, madonna mia. È una donna proprio che uccide proprio la salute. Non è che uccide, rompe proprio i coglioni. Ma noi coglioni così, proprio li rompe. Allora ragazzi, non vi ho fatto vedere tutto perché sinceramente non serviva, è molto non complicato ma è molto difficile perché i pezzi sono molto piccoli e delicati e quindi perderete molto tempo per montare questa parte. Quindi noi qui abbiamo quasi montato tutto, sinceramente dall'ultima registrazione sono passate all'incirca un'ora e mezza, due ore. E sinceramente gli occhi non ce la fanno più, quindi abbiamo montato tutto qua che vedete, tutto proprio. Oggi è stata una giornata abbastanza pesantuccia, quindi abbiamo montato tutto quello proprio che vedete e vi garantisco che non è facile, e diventa complicato perché i pezzi sono molto piccoli. Quindi calma e pazienza, però comunque alla fine siamo a un buon punto, quindi siamo arrivati fino alla lettera 40, fino al numero 42 della pagina 11. Quindi domani poi continueremo a fare quello che riusciamo a fare, però domani io pitterò un po' tutte queste cosettine qua, non so che colore devo scegliere. Quindi pitteremo un po' questa roba qua e voilà, e quindi poi continuiamo con il montaggio. Comunque simpatico, però abbastanza pesante. Voilà, quindi questo lo lasciamo qua a riposare, a seccare, e domani quindi facciamo una bella pittatina torno. Voilà. Quindi siamo arrivati a pagina 12, numero 42, per montare tutta questa roba più l'altro pannello. Quindi abbiamo fatto una bella giornata. Ok, grazie a tutti, ciao da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi, per quanto riguarda il canale Blue Green, il canale bricolage della vita. Ciao a tutti.